Buonasera a tutti innanzitutto, io non è che sia un promotore del MOOC dei telefonini, mi piace solo l'idea che all'interno di uno spogliatoio, quando noi decidiamo che un allenamento viene fatto alle 10 del mattino per le 11, cioè vuol dire che i giocatori si devono presentare al campo un'ora prima della seduta, e mi piace che da quel momento i telefonini si lasciano negli armadietti, ma per il semplice motivo che mi piace che socializzino un po' tra di loro, mi piace che cerchino di aggregare un po' lo spirito dello spogliatoio, di confrontarsi, e trovo estremamente, come dire, sciocco, usiamo questa parola, vedere in uno spogliatoio 15, 16, 20 giocatori che non si guardano in faccia o che si comunicano attraverso il telefonino, perché a volte è successo anche quello, no? Magari l'altro stava solo 5 posti più in là, quasi in maniera automatica fanno cose di questo genere. Io credo che queste siano tutte cose estremamente positive, cioè oggi veramente abbiamo la possibilità di fare tante cose, ma come tutte le cose poi bisogna sapere utilizzarle nel modo giusto, nel modo corretto, nel modo migliore, no? Oggi io trovo che i giovani siano decisamente molto più avanti rispetto alla mia generazione, alle nostre generazioni, però poi alla fine scopri, facendo l'allenatore te ne rendi conto ancora di più, che sono estremamente solubili, no? Quando poi devono affrontare le cose vanno in grande difficoltà. Io lo vedo dal punto di vista calcistico, la cosa più semplice per i giovani oggi è quello di non so fare una cosa, la evito. Non so calciare in porta da fuori area, e perché devo calciare in porta da fuori area? Per far brutta figura, per farmi vedere da tutti che sbaglio, non calcio. La mia generazione, per come è il mio modo di pensare, per come sono i miei concetti relativi a questa attività, no, non deve essere così. È chiaro che se io sfuggo sempre il problema, poi quel problema inevitabilmente mi si ripresenta. E come lo affronto? Io devo essere capace di superarlo. È chiaro che se tiro in porta 10 volte e oggi sbaglio 9, probabilmente tra una settimana, tra 15 giorni, sbaglierò 8, 7. È chiaro che se io vado ad affrontare un mio avversario e io che sono bravo nel dribbling affronto sempre il difensore che è più scarso, tra virgolette, ho più possibilità di riuscita, ma se io affronto quello più bravo probabilmente lo supererò meno volte, ma quando poi la domenica mi capita veramente l'avversario bravo ho qualche chance in più. Quindi questo tipo di cultura oggi diventa difficile e noi dobbiamo essere bravi a proporlo nella maniera giusta, ma questo è un lavoro che non dipende solo da noi allenatori, per andare nello specifico, ma dipende dai genitori. Giocatori e allenatori non dovrebbero essere giudicati in base a un calcio di rigore. Il calcio è innanzitutto etica, un insieme di valori condivisi, educazione e rispetto di regole e avversari. Su questo a noi piace giudicare i protagonisti dei nostri stadi. Roberto Donadoni, da calciatore prima, da allenatore poi, ogni domenica, in ogni circostanza, dalle più esaltanti con la maglia del Milan a quelle agrodolci come tecnico della nazionale, fino a quelle grottesche della panchina del Parma, ha sempre mantenuto infatti quei valori e quella integrità che ne fanno un candidato ideale per questo premio, oltre che un modello cui tanti giovani ancora oggi possono ispirarsi.